Ciao a tutti, oggi siamo qui per festeggiare un anno dall'apertura del canale. Voglio ringraziarvi tutti della vostra presenza in questo bellissimo anno. Grazie per esserci stati, davvero. Oggi sono qui con voi perché voglio raccontarvi della Basilica di San Francesco d'Assisi. Ma prima di iniziare, vediamo il video introduttivo. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale perché è gratuito e mi aiutate così a sostenermi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Partiamo subito con raccontare la Basilica. La Basilica fu inaugurata nel 1228, il giorno dopo la canonizzazione di San Francesco. Secondo la tradizione, fu Francesco a indicare il luogo della sepoltura. Si tratta della collina soprannominata inizialmente Colles Infernii, nel quale venivano seppelliti i condannati della giustizia, ma poi ribattezzata Colles Paradisi. La costruzione fu avviata nel 1228 e fu terminata nel 1253. Nel XIII secolo vi predicò San Bonaventura da Bagnoregio e il secolo successivo San Bernardino da Siena. Nel 1798 la basilica fu invasa dai francesi e depredata e nel 1810 l'ordine fu soppresso. Soltanto nel 1814 i frati riuscirono a ritornare. Con l'unità d'Italia il convento venne nuovamente soppresso e diventò un convitto nazionale. La chiesa rientrò in possesso solo nel 1927 e dal 1939 è santuario nazionale. La basilica è formata da due chiese sovrapposte, la prima in stile romanico umbro di derivazione lombarda, mentre la seconda in stile gotico. La basilica inferiore fu iniziata sopra la soprintendenza di Fratellia nel luglio del 1228. I lavori dovevano essere terminati nel 1230, quando vi fu traslato il corpo del santo, deposto in un sarcofago sotto l'altare maggiore. Alle decorazioni della Basilica hanno collaborato i più illustri artisti del tempo, da Giotto Cimabue a Simone Martini. Sempre nella Basilica Inferiore è situato un locale che ospita le reliquie di San Francesco, un piccolo ma significativo insieme di oggetti appartenuti al santo. La chiesa di La chiesa inferiore ha la funzione di chiesa sepolcrale, sottolineata anche dalla presenza della cripta.
appare ancora quasi romanica, tuttavia evidente lo stile gotico al suo interno. La chiesa superiore presenta una facciata semplice, a capanna. La parte alta è decorata con un rosone centrale, con ai lati i simboli degli evangelisti, in rilievo. La parte bassa è arricchita dal maestoso portale strombato. Sul lato sinistro della facciata è stata appoggiata nel 600 la loggia delle benedizioni, dalla quale, in epoca passata, si mostrava il velo santo della Madonna. Sullo stesso lato, poco dopo la costruzione della chiesa superiore, è stato innalzato il campanile, un tempo cuspidato. L'architettura interna mostra invece i caratteri più tipici del gotico italiano, archi a sesto acuto che attraversano la navata, poggianti su semipilastri a fascia, dei quali si diramano costolature delle volte crociere ogivali, e dagli arconi laterali che incorniciano le finestre. Intorno al 1288 sarebbero iniziate anche le decorazioni d'affresco. Lo straordinario risultato finale è dovuto al contributo essenziale di artisti di altissimo livello, come Cimabue e Giotto, le cui sperimentazioni hanno fatto della Basilica di Assisi uno dei luoghi più importanti per l'evoluzione dell'arte italiana ed europea tra il 200 e il 300. La Basilica Superiore è adibita alle funzioni liturgiche di carattere ufficiale, come testimonia la presenza del trono papale nell'abside. La basilica fu inoltre modello e ispirazione per le chiese francescane, anche se talvolta venne liberamente reinterpretato, come per esempio usando la copertura carpiate invece delle volte. All'interno della Basilica Superiore troviamo le storie di San Francesco, che secondo la tradizione sono state realizzate da Giotto. Secondo alcuni storici dell'arte, tuttavia, furono realizzate subito nel 1296, mentre per altri tra il 1292 e il 1296. Si ritiene, come già detto, comunemente realizzati da Giotto, anche se la stessa tradizione attribuisce a Giotto solo il ciclo dell'affreschi, era messo in seria discussione già all'inizio del XX secolo, soprattutto ad opera di studiosi critici d'arte di area anglosassone. Gli studiosi italiani rimanevano invece in buona parte convinti della tesi vasariana, con l'attribuzione a Giotto. Studi recenti di Federico Zeri e di Bruno Zanardi, storici dell'arte, dopo il terremoto del 1997, hanno nuovamente messo in dubbio l'attribuzione a Giotto di tutto il ciclo, che potrebbe essere opera di maestri romani, con a capo Pietro Cavallini, l'unico grande pittore gotico che stranamente non sarebbe presente nel cantiere di Assisi. Secondo questa tesi, la mano di Giotto si individuerebbe soltanto negli affreschi della Basilica Inferiore, gli unici che mostrano la medesima tecnica pittorica degli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova. L'importanza del ciclo francescano sta comunque nelle soluzioni formali e rivoluzionarie. Innanzitutto, l'impaginazione delle scene si differenzia nettamente dalle cornici geometriche pensate da Cimabue e dagli altri pittori duecenteschi. Per essi la superficie era essenzialmente bidimensionale ed era trattata quindi come una pagina miniata con motivi di corredo puramente decorativi. Per Giotto invece lo spazio pittorico doveva ricreare un volume tridimensionale e giustificò l'interruzione delle scene tramite una serie di colonne che simulavano un loggiato, sviluppando un'idea già usata ad esempio nei mosaici della cupola del Battistero di Firenze. Con un sapiente dosaggio del chiaroscuro si rende l'evidenza plastica delle figure, mentre l'uso di architetture scorciate, che svolgono il ruolo di quinte prospettiche, creano degli spazi praticabili in cui i personaggi si muovono con naturalezza e coerenza. Ad esempio, possono girarsi le spalle rispetto all'osservatore, cosa prima inconcepibile. La composizione è libera degli schematismi e simmetrie delle pitture precedenti, anche se accanto a scenari naturali ed architettonici realistici troviamo ancora delle rappresentazioni del gusto arcaico e non tutti gli scorci sono resi con la stessa sicurezza. Più incerte appaiono le città dipinte in lontananza e gli edifici delle prime tre campate della parete di sinistra. Il primo riquadro raffigura l'omaggio dell'uomo semplice, ovvero quando un uomo semplice di Assisi stese le proprie vesti davanti a San Francesco,
rendendogli omaggio mentre passava e dicendo che egli era degno di ogni riverenza. Il secondo riquadro raffigura San Francesco che dona il mantello a un povero, ovvero quando San Francesco si incontra con un cavaliere nobile ma povero e mal vestito, e mosso a compassione, quello subito spogliatosi rivestì. Il terzo riquadro raffigura il sogno delle armi, ovvero la notte seguente il santo, in sogno, vide un palazzo splendido, con armi guerresche fregiate del segno della croce, e chiedendo di chi fossero, una voce celeste gli rispose che sarebbero state sue e dei suoi seguaci. Il quarto riquadro raffigura la preghiera di San Damiano, ovvero pregando il santo davanti all'immagine di San Damiano, udì una voce che diceva per tre volte: «Va e ripara la mia casa». Il quinto riquadro raffigura San Francesco che rinuncia ai beni terreni, ovvero quando il santo restituisce al padre ogni cosa, dicendo: «Da qui in avanti posso dire con certezza, Padre nostro che sei nei cieli, poiché Pietro di Bernardone mi ha ripudiato». Il sesto riquadro raffigura il sogno di Innocenzo III, ovvero come quando Papa Innocenzo III sognò la Basilica Lateranense a Rovina, sostenuta dal poverello perché non cadesse. Il settimo riquadro raffigura Innocenzo III che conferma la regola francescana, ovvero quando il Papa approvò la regola e diede il mandato di predicare la penitenza. L'ottavo riquadro raffigura l'apparizione di San Francesco su un carro di fuoco, ovvero pregando il beato Francesco in un tugurio ed essendo i suoi frati fuori città, questi videro il beato Francesco sopra un carro infuocato che correva per la casa verso la mezzanotte, mentre il tugurio risplendeva di luce.
nono riquadro raffigura la visione dei troni, ovvero quando un compagno di San Francesco vide in cielo molti seggi e uno più risplendente degli altri, e udì una voce che diceva: questo seggio è di uno degli angeli che è caduto e ora è riservato a San Francesco. Il decimo riquadro raffigura la cacciata dei diavoli da Arezzo, ovvero quando San Francesco vide sopra la città di Arezzo dei demoni e disse al compagno: va e scaccia i demoni esultanti che gridano fuori dalla città, come Cristo ti ha comandato. E quando lo fecero, fuggirono. L'undicesimo riquadro raffigura San Francesco davanti al sultano, ovvero quando il beato Francesco volle per fede entrare in un grande fuoco con i sacerdoti del sultano di Babilonia, ma nessuno volle entrare con lui. Il dodicesimo riquadro raffigura San Francesco in estasi, ovvero come un giorno il beato Francesco, pregando intensamente, fu visto sollevarsi da terra con le mani protese e una nuvola risplendere intorno a lui. Il tredicesimo riquadro raffigura il presepe di greccio, ovvero quando San Francesco, in memoria del Santo Natale, ordinò che venisse fatto il presepe con il bue e l'asino, e mentre il santo faceva l'orazione, un cavaliere vide il vero Gesù bambino al posto di quello messo da San Francesco. Il quattordicesimo riquadro raffigura il miracolo della sorgente, ovvero salendo San Francesco su di un monte con un uomo infermo e chiedendo quest'uomo un poco d'acqua, il santo la fece sgorgare da una pietra. Il quindicesimo riquadro raffigura la predica agli uccelli, ovvero andando verso le ragne il santo predicò a molti uccelli, i quali stendevano i colli, aprivano i becchi, allungavano le ali e toccavano la sua tunica.
Il sedicesimo riquadro raffigura la morte del Cavaliere di Celano, ovvero mentre San Francesco si trova ospite presso il Cavaliere di Celano a pranzo, il Cavaliere dopo la confessione e mentre i commensali si apprestavano a mangiare, muore. Il diciassettesimo riquadro raffigura la predica davanti ad Onorio III, ovvero quando il santo predicò davanti il Papa e i cardinali, con così tanta devozione che essi capirono che egli parlava per ispirazione divina. Il diciottesimo riquadro raffigura San Francesco che appare al capitolo di Arles, ovvero mentre il Beato Antonio predicava nel capitolo di Arles, apparve San Francesco che stese le mani e benedì i frati. Il diciannovesimo riquadro raffigura San Francesco che riceve le stigmate, ovvero mentre San Francesco predicava sul Monte della Verna, vide Cristo con l'aspetto di Serafino crocifisso e gli impresse nelle mani e nei piedi e nel fianco destro le stigmate. Il ventesimo riquadro raffigura la morte di San Francesco, ovvero come la morte del santo, un frate vide la sua anima salire in cielo sotto forma di stella fulgidissima. Di questo riquadro potete trovare un video dedicato. Il ventunesimo riquadro raffigura la visione di frate Agostino del vescovo di Assisi, ovvero quando il santo, dopo la morte, apparve al frate Agostino infermo, in fin di vita, e al vescovo Guido d'Assisi sul Gargano. Il ventiduesimo riquadro raffigura Gerolamo che esamina le stimmate, ovvero Messer Gerolamo, celebre dottore e letterato, esamina le stimmate del santo sulle mani, sui piedi e sul costato, mentre i religiosi lo osservano. Il ventitreesimo riquadro raffigura il saluto di Santa Chiara e delle sue compagne San Francesco, ovvero come Santa Chiara si china sul corpo del santo, disteso su una portantina e circondato dai religiosi e fedeli, mentre dalla basilica escono le consorelle. Il ventiquattresimo riquadro raffigura la canonizzazione di San Francesco, ovvero venendo il Papa d'Assisi ed avendo esaminato i miracoli, sotto il consiglio dei frati lo canonizzò.
Il 25esimo riquadro raffigura San Francesco che appare Gregorio IX, ovvero, dubitando il Papa Gregorio delle piaghe del costato, vede in sogno il santo che gli disse: «Dammi una fiala vuota», e come questa gliela diede, la riempì del sangue del costato. Gli ultimi tre affreschi raffigurano tre miracoli compiuti da San Francesco dopo la sua morte, ovvero la guarigione dell'uomo di Lerda, la confessione della donna resuscitata e San Francesco libera l'eretico Pietro di Alife. Ora, se non avete domande, possiamo salutarci. Nel caso avete comunque delle domande, se non avete domande, comunque, se vi vengono domande nei prossimi giorni, mi potete scrivere e io le risponderò molto volentieri alle vostre domande. Però se avete qualche domanda, vi do 2 o 3 minuti per rispondere alle domande. Pulvi, se non te la finisci poi ti faccio finire io, mi raccomando, fai il bravo. Anzi, no, se ti va di fare una collaborazione, io sono qui, molto volentieri accetto una collaborazione. Allora, se non ci sono domande, vedo che non ci sono domande, quindi ci salutiamo qui. Grazie della vostra presenza e mi raccomando, condividete il video con l'hashtag Momenti d'Arte. Grazie a tutti della presenza. Ah, il video comunque verrà salvato, quindi lo potete rivedere quando volete sul mio canale. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Allora, secondo me l'arte si può conciliare benissimo con la musica e ci sono tantissimi esempi di questo. Per esempio, ho visto molte copertine di opere, copertine di album utilizzate come opere d'arte, cioè prese da opere d'arte. Comunque il connubio arte e musica è un connubio che ci può stare in tutte le epoche, soprattutto adesso. E non lo so, ti va bene questa risposta, Vulvi? No, scherzo. E no, questo comunque, secondo me. Scusa, in che senso, Daniele? Anzi, ti chiedo se ti chiamo Daniele. No, ti faccio un esempio, adesso mi metto in mente, anche nei film, per esempio quello di American,
American Gothic di Wood, per esempio, viene ripreso in un film, ma per esempio, come si chiamava? La libertà che guida il popolo viene utilizzato, di Delacroix, viene utilizzato come copertina di un album dei Coldplay. Dai, Fulvio, sei tu, chi sarà Daniele? No, vabbè, se hai un'altra domanda sono qui per rispondere. Guarda, Pulvi, se vuoi, io sono sempre pronta come ti ho detto, per una collaborazione, anche per il tuo podcast. Possiamo fare anche una live insieme, per esempio. Se anche altri ovviamente hanno domande, potete scrivermi, io cerco di rispondere al meglio. L'arte per me è un'espressione della propria anima. Secondo me con l'arte puoi dire tutto, anche il contrario di tutto, puoi dire proprio tutto quello che ti passa per la mente. E lo vedi, per esempio, in tutte dalla preistoria fino ad oggi puoi vedere questo. Già dalle pitture rupestri, no? Che vedevi disegnato il piccolo bue e quella era la loro vita. Ma anche l'arte del 400, del 500, del 300, anche di tutte le epoche, comunque fa vedere quello che uno ha dentro, o quello che gli circonda, secondo me. Dimmi, quale domanda porvi? Ovviamente anche altri, se, mi raccomando, se avete domande, buttatemele fuori adesso. Cioè, ovviamente la live resterà, quindi se volete scrivermi anche sotto nei commenti, mi raccomando. Ok, se non ci sono altre domande, allora possiamo salutarci qui. Allora ci salutiamo qui, grazie della vostra presenza. Grazie della vostra presenza. Mi scuso per i problemi tecnici, e purtroppo quando si fanno queste cose online non sempre si riesce ad avere una buona connessione, comunque gli errori tecnici si stanno. Niente, grazie di tutto, grazie della vostra presenza. Mi raccomando, continuatemi a seguire. E siccome ho visto, cioè ho visto che molti di voi, il 96% di voi, non sono iscritti, iscrivetevi al canale, è gratis. E così mi aiutate a crescere il canale. Ciao a tutti!